ha concluso con una ciliegina sulla torta incredibile. Ci ha svelato che nell'inverno prossimo, 2023-2024, tenterà di fare... Ciao ragazzi, questo weekend siamo a Cortina d'Ampezzo per un evento organizzato da The North Face con Simone Moro. Vi porto a vedere un po' di novità della nuova collezione The North Face e faremo anche un'intervista a Simone. Il primo evento in cui vi porto è la presentazione e il primo test delle nuove The North Face Backtive Summit Pro. Ma direi che magari devo cambiarmi, Beh dai, direi che così è decisamente meglio, possiamo andare. Ok, direi che siamo arrivati. Questa scarpa che abbiamo tutti ai piedi, la Backtive Pro Summit, viene lanciata al mondo per la prima volta ai piedi di qualcuno che non sia un atleta The North Face. Oggi qua a Cortina è in anteprima a voi. Guardate un po' cosa abbiamo qua, le nuove Summit Backtive Pro di The North Face in anteprima mondiale. Adesso andiamo a provarle qua a Cortina. Finalmente un po' di salita, dai. Qua voglio correre solo in piano praticamente. Abbiamo finito la nostra experience. So che vorreste sapere cosa ne penso di queste Backtive Summit Pro, ma no, dai, aspettate un attimo, queste me le porto a casa e ne parliamo nelle prossime settimane dopo che le ho testate per bene. Vi assicuro che consumate le abbiamo consumate, ma non era forse il terreno ideale, quindi aspettate e esce la recensione. Buongiorno ragazzi, parlo piano perché è mattina presto e praticamente qua a Cortina stanno ancora dormendo tutti, cioè non c'è in giro praticamente nessuno. Alla fine ieri sera ci siamo presi una pizza, niente di che, quindi non ho fatto nessuna ripresa, ma oggi invece ci aspettano un sacco di attività. Come vedete io ho già la mia attrezzatura sulle spalle perché sto andando presso il palazzetto del ghiaccio e poi da lì andremo a fare una bella escursione con le ciaspole. Dai, iniziamo la giornata. Questa dovrebbe essere la vecchia pista di bob che hanno usato nelle Olimpiadi invernali del 56. Peccato che l'abbiano lasciato andare così. Potrebbe tornare di utile per le prossime Olimpiadi invernali. Direi che siamo arrivati nel posto giusto, ma bella questa tenda da campo base. Sarebbe interessante provarne una e vedere un po' che funzioni hanno. Siamo in zona Passo Giau e iniziamo la giornata con una bella ciaspolata. Adesso vi faccio vedere un po' di luoghi che ci sono qua attorno, incredibile, le Dolomiti sono veramente bellissime. Anche il perché questo weekend sono qua a Cortina con The North Face. Al di là del lancio di ieri delle nuove Summit Vective, che quella
era un evento un po' particolare. Quella di oggi è una giornata che The North Face ha organizzato aperta a chiunque. Chiunque poteva iscriversi, naturalmente venendo qua a Cortina, perché The North Face vuole far avvicinare le persone alla montagna. In che modo? In sicurezza, quindi tutta la giornata era praticamente organizzata insieme a delle guide alpine. Si potevano fare diverse attività, noi abbiamo fatto alcia spolata, si poteva anche fare sci alpinismo, dopo ne faremo un'altra di attività. Ed è praticamente questo progetto di North Face per far avvicinare le persone alla montagna. Personalmente a me piace molto, perché ho visto gli ultimi anni in cui tante persone si sono avvicinate, diciamo magari non nel giusto modo. Ecco, un'azienda che si impegna da questo punto di vista per avvicinare le persone in sicurezza alla montagna, personalmente io lo apprezzo. Detto ciò, adesso però continuiamo la nostra giornata con un'intervista molto particolare. Come vi dicevo, abbiamo la possibilità anche di intervistare Simone. Simone, la prima domanda che ti voglio fare, sì, vista la tua ultima esperienza, la tua ultima scalata. Ormai tu hai 55 anni. Sì. Quanto la tua età influisce sulla tua attività e soprattutto, vista la tua età, quali possono essere i tuoi obiettivi futuri? Allora, ho imparato che nella vita non c'è un'età per sognare, ma c'è il giusto sogno per ogni età. E fin tanto che vedo che il mio fisico, il mio corpo e la mia mente regge l'entusiasmo e anche il livello dei miei sogni, continuerò a fare alpinismo. Okay? Perlomeno un alpinismo al livello che mi sto prefiggendo ancora di mantenere. È chiaro che io non nego le evidenze, cioè, se fossi in qualsiasi altra attività sportiva, e l'alpinismo però non è solo sport, sarei giurassico, cioè sarei già un opinionista inciccionito, perché sono tutti di così, ok? E invece non, al momento c'ho ancora tanta voglia e tanta passione. La seconda domanda che volevo farti, come dicevamo, tu sei nell'ambito dell'alpinismo da 40 anni praticamente. Come è cambiata l'attrezzatura in questi 40 anni? Allora, io quando ho cominciato a arrampicare, e avevo 13 anni, io iniziai ad arrampicare con gli scarponi rigidi e c'erano già le scarpette, c'erano le EB, c'erano le Galibier, che io comprai tra l'altro, e chi mi aiutò all'inizio e mi accompagnò, la mia guida, che non era una guida alpina, ma era una persona che avrebbe potuto essere molto esperta, mi disse: no, tu hai le scarpette, però se vuoi venire con me io non ti lascio usare le scarpette arrampicate. Devi arrampicare i primi due anni, il primo anno da secondo di cordata con gli scarponi, e il secondo anno anche da prima di cordata con gli scarponi, perché devi capire quanto difficile, quanto grandi sono state le vie aperte dei grandi del passato che sono state aperte in tutti gli scarponi. Il parametro della leggerezza è quello che più di altri ha stravolto i materiali, perché non è che un moschettone degli anni 70 si spaccava, teneva, ma pesava, oddio, le corde di allora tenevano, c'erano già le corde in nylon negli anni 70-80, ma non erano così fini come quelle di oggi. Si fa una gara tra chi performa meglio, non tra chi è buono o chi fa schifo. Oggi trovare un prodotto scarso è veramente difficile, devi andarlo a cercare e devi proprio quasi voler prenderlo. Oggi chi si lamenta che il limite è il materiale, dice un po' la fesseria, oggi il limite è l'uomo. Terza e ultima domanda. Cambiamenti climatici. Visto che in montagna praticamente si accentuano, vorrei sapere la tua idea sull'alpinismo futuro, sulle Alpi, con questi cambiamenti climatici. Beh, tante vie sono cambiate, ma anche in Himalaya ci sono montagne anche di 8000 metri, come il Broad Peak. Mi è capitato di mettermi i ramponi le prime volte che sono andato 20 anni fa o 25 anni fa, dove mettevo i ramponi dal campo base a partire, adesso le metti quasi a 6000 metri, a 5700. Quindi sono scomparse delle porzioni di montagna, trasformandosi da salite sul ghiaccio o sulla neve in salite su roccia marcia o su roccia. E quindi sono cambiati anche i pericoli, ci sono anche pericoli di caduta pietre, dove prima caduta pietra non esisteva. E quindi è tutto molto più complicato, i ghiacciai sono diventati molto più fratturati, molti più crepacci. Io la prima e unica volta che sono caduto in un crepaccio ci sono caduto 4 anni fa. Con Tamara, perché ne ho trovati molti di più rispetto a quando ci andai la prima volta, 10 anni prima, 11 anni prima. Quindi devo essere sincero,
il cambiamento climatico è innegabile. Io ti ringrazio davvero. Grazie voi. Simone. Alla prossima. Sì, noi andiamo avanti, anzi adesso andiamo a scalare, giusto? Sì. Scala. Io ti dico, è la prima volta che scalerò in vita mia, quindi aiutami. Mi piace. Dai, andiamo a scalare allora. Andiamo a scalare. La mia prima volta con le scarpette da arrampicata. Io spero che vada a finire bene, perché qua ragazzi, prima volta in vita mia che arrampico. Beh dai, direi che in cima almeno ci siamo arrivati. Non ho paura dell'altezza, ho paura che si rompa o l'imbrago o la corda. Ti tengo. Arrampicata finita, non fa per me, davvero, l'arrampicata non fa per me. Io mi sono già docciato, cambiato, perché adesso andiamo a un evento di sempre Simone Moro in cui ci racconterà la sua visione della montagna nei prossimi anni. Spero di riuscire a riprendere qualcosa, se no poi ve lo racconto io. Questa si chiama la rosa dei bambini. Questo qui con la giacca di gorge di blu d'estate era quello che con i... Si dava più lungo periodo di acclimatamento. Quindi ho detto, tolgo il fattore marcatamente limitante della quota, ci metto quella della performance, visto che io sono stato male a 7.4, sono andato, quindi vado e torno, Messner poteva essere la chiave di tutto, ma doveva avere in parte a sé una persona che quando c'era una pura erogazione muscolare necessaria e portata, Anton Verlander era l'uomo giusto, che poi era anche forte tecnicamente, un forte sciatore. A conclusione di tutto il weekend abbiamo fatto stasera questa serata con Simone Moro, vi assicuro, bellissima. Già sentire raccontare da lui la sua esperienza alpinistica con le sue vittorie, le sue tragedie, non ha prezzo. È stata veramente una serata bellissima e ha concluso con una ciliegina sulla torta incredibile. Ci ha svelato che nell'inverno prossimo, 2023-2024, tenterà di fare di nuovo il Manaslu in stile alpino. Nessuno ha mai tentato di fare un 8000 invernale in stile alpino e lui vuol provarci l'anno prossimo. Detto ciò ragazzi, io spero che il video vi sia piaciuto. Se dovesse capitare che anche nella vostra città organizzino degli eventi del genere, andateci, perché vi assicuro essere veramente veramente bello. Io ho la speranza che questo video vi sia piaciuto. Adesso io me ne torno a casa, che sono ancora in centro a Cortina, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!